Dopo la prima sosta stagionale per gli impegni delle nazionali, riecco il massimo campionato di calcio. Sabato 14 settembre sono andati in scena due anticipi validi per la quarta giornata di Serie A. Un sabato salutare per il Milan di Fonseca in crisi grazie al poker casalingo rifilato a un Venezia letteralmente impalpabile e di riflessione per la Juventus di Thiago Motta, che non va oltre lo 0-0 a Empoli e anzi nel finale rischia anche la sconfitta con Biasi che fallisce il colpo del KO. Rimonta Bologna a Como dallo 0-2 al 2-2 finale. Milan-Venezia finisce quindi 4-0, tutto facile per il diavolo, una settimana del derby con l'Inter e a tre giorni dell'esordio nella Super Champions. Martedì 17 settembre a San Siro arriva il Liverpool. Tutto in 30 minuti, la riabilitazione di Theo e Leao, il primo sorriso in rossonero di Fofana e Abraham, quattro squilli e pratica archiviata in mezz'ora di gioco. Empoli e Juventus 0-0, la vecchia signora in Toscana non brilla e sbatte su un Super Vasquez, il portiere colombiano abbassa la saracinesca e blocca i bianconeri. Como Bologna finisce 2-2, i padroni di casa scappano ma gli ospiti reagiscono e si prendono un punto al 91esimo, debutto con gran gol per l'ex juventino La squadra guidata da Fabregas si porta su 2-0 grazie all'autogol di Casale e al sigillo di Cutrone, che riscatta l'errore dal dischetto di Udine. Nel finale la rimonta di Domigliani. Castro suona la carica dei Fessini e accorcia le distanze al 76esimo. Illing pareggia nel recupero con un gran gol da fuori area. Mercoledì 18 settembre per il Bologna al Dall'Ara in programma l'esordio in Champions League contro gli ucraini dello Shakhtar Donetsk.